Parliamo ora della presenza qui al Festival dell'ACI, dell'ACI Sport. Lo facciamo in compagnia di Francesco Tufarelli, segretario generale dell'ACI, e di Fernando Parisi, responsabile di karting in piazza. Partiamo però con Francesco Tufarelli dall'incontro che è stato questa mattina. Già da diversi anni l'ACI qui al Festival ACI Phoenix Experience cerca di sensibilizzare i ragazzi su questo importante tema, quello della sicurezza stradale. Sì, assolutamente, ogni anno noi abbiamo un incontro qui, abbiamo con i ragazzi di diverse età. L'anno scorso ci siamo incontrati con i più piccoli e quindi diciamo che la cautela era quella di dargli proprio delle parole d'ordine, no? Cintura sì, casco sì, cellulare no, e i ragazzi più piccoli collaborano in questo senso perché sono i testimoni al migliori. Non c'è niente di meglio di un bambino piccolo che dice ai genitori non usare il cellulare o metti la cintura. Oggi abbiamo fatto invece un incontro con i ragazzi ai 18 anni in su, sono dei testimoni altrettanto validi, loro sono proprio quelli che paradossalmente i neopatentati, i coetanei, ascoltano di più fuori da un locale, fuori da una discoteca, e quello che cercavamo di dirgli è che ogni consiglio può salvare una vita umana. L'altro giorno gli ho detto a loro, sentivo un ragazzo che ammoniva un suo amico dicendo guarda tu non devi andare, mi raccomando non bevi, e quello gli dice vabbè ma questo è un atteggiamento da sfigato, e il ragazzo un po' duramente però gli diceva sì però sono uno sfigato vivo, meglio uno sfigato vivo che uno figo morto. Ecco, questo è un po' il messaggio che abbiamo dato. Certo, con loro la mission è diversa rispetto alla platea, al target che avevate lo scorso anno, perché si cerca soprattutto di responsabilizzare i ragazzi di questa fascia. Esatto, anche perché come gli abbiamo detto loro hanno le stesse strade purtroppo in Italia che c'erano 30-40 anni fa, ma altre macchine, altre potenzialità. In realtà loro pensano che la patente sia un punto d'arrivo, in realtà la patente è proprio lo start, il momento iniziale, a quel punto loro devono impratichirsi e quindi bisogna stare in sicurezza. Peraltro quella che normalmente è un messaggio di informatizzazione, come il telefonino, le notifiche, che ci serve a tante cose, in questo caso invece diventa un elemento di grande distrazione. Quindi paradossalmente che va utilizzato per tutto quello che sono le sue potenzialità, ma quando si è in macchina va stoppato, perché una percentuale altissima di morti, di feriti è dovuta a questo. Anche perché basta guardare un attimo il telefonino, un attimo lo smartphone, perché lo scenario fuori cambi completamente, si modifichi completamente le persone, la strada, i segnali e tutto. E questo è il messaggio che abbiamo dato e che diamo quotidianamente come Automobile Club Italia. Ed anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, a Parisi c'è karting in piazza, in piazza Lumière, a Giffoni Valle Piana, e lì viene creato un piccolo villaggio dell'auto. Sì, assolutamente, è proprio il primo impatto che vogliamo che questi bambini abbiano con tutto il mondo della sicurezza stradale, e cerchiamo di far sì che diventi in maniera anche divertente un impatto che possa dargli alcuni concetti fondamentali, semplici, sapendo, come ben ha detto il segretario Tufarelli, che i bambini sono la nostra risorsa migliore, lo sono sempre a prescindere, ma anche nel nostro caso sono quelli che più ci possono aiutare. Tra l'altro cerchiamo sempre di avere testimonial che vengono dallo sport, perché vogliamo dimostrare come sia falso il mito che chi fa lo sport automobilistico è un po' fuori di testa. È il contrario, esattamente il contrario. Lo sport automobilistico, come tutti gli sport, esige preparazione, dedizione, imparare dagli sbagli, e ha insegnato molto anche alla sicurezza stradale. Uno per tutti, le cinture di sicurezza nascono nelle corse automobilistiche. E se usate, e usiamole per favore, servono davvero e sono insostituibili per salvarci la vita. Lei diceva i più piccoli sono una risorsa, anche perché i più piccoli spesso in auto riprendono i genitori che sono alla guida. Questa è una cosa che avevamo immaginato e che fortunatamente verifichiamo quotidianamente. Tutte le volte che facciamo carte in piazza vediamo come questi bambini si sentono caricati di questa responsabilità. E qualche volta qualche genitore il giorno successivo viene un po' simpaticamente a protestare e dire ma che gli avete detto sti ragazzi, ci fanno mettere la cintura, non ci fanno usare il cellulare impropriamente. È esattamente il messaggio che vogliamo mandare, e se questo è il risultato va benissimo. Noi continuiamo adesso a raccontarvi del progetto dell'ACI qui al Giffoni Experience, lo facciamo però facendovi ascoltare l'intervista rilasciata questa mattina da Antonio Fuoco, che è un pilota della Formula 2 Ferrari Drive Academy. Salutiamo anche i nostri ospiti, grazie, buona continuazione qui a Giffoni Valle Piana, quindi linea alla regia.
Antonio Foco, pilota di Formula 2 della Ferrari e anche della Ferrari Drive Academy. Innanzitutto, nell'incontro con i giovani, di cosa avete parlato? Abbiamo parlato della sicurezza stradale, nel rispettare le regole, che credo sia una cosa molto importante per i giovani come me, soprattutto per chi prende la patente da poco. Sì, abbiamo parlato di sicurezza, di non usare molto il telefono alla guida, di allacciare le cinture, le cose basilari, diciamo. E qui al festival si ha appunto la possibilità di rivolgersi ad una platea di giovani. Sì, credo che è una cosa molto importante per i giovani, perché credo che ultimamente sono un po' quelli più a rischio negli incidenti stradali, quindi credo sia una cosa molto importante per quelli come me, per i giovani, quindi è una cosa molto bella e credo sia stata una cosa molto positiva. Apriamo una parentesi anche sulla tua carriera sportiva, sul tuo percorso in Formula 2, come sta andando? Ma in questo momento la stagione non sta andando proprio nella maniera in cui vorrei, però cerchiamo di lottare fino alla fine, di dare il massimo e i risultati sicuramente arriveranno. I tuoi sogni e le tue ambizioni? Ma il mio sogno è quello che avevo da bambino, quello di arrivare in Formula 1 e spero di poterlo avverare. Un'ultima curiosità sul tuo percorso nella Ferrari Drive Academy. Il mio percorso nella Ferrari Drive Academy ho cominciato nel 2013, quando avevo 15 anni. Ho fatto un percorso nelle categorie minori come la Formula Renault, Formula 3, dopo ho fatto la GP3 e quest'anno sono nel campionato Formula 2 e quello sotto la Formula 1, quindi credo sia un percorso veramente bello. Sono molto contento di quello che ho fatto e spero di poter continuare. E continuiamo a parlare dell'incontro sulla sicurezza stradale, della giornata dedicata anche all'Automobile Club Italia. Lo facciamo in compagnia adesso di Ivan Capelli, che è ex pilota di Formula 1, commentatore sportivo, ma non solo, anche vicepresidente di ACI Italia, anche presidente dell'ACI Milano, e con Giancarlo Minardi, che è fondatore del team Minardi e oggi anche coordinatore della scuola federale ACI Sport, nonché talent scout. Partiamo però da Ivan Capelli, parlavamo prima anche con il segretario generale dell'ACI Tufarelli dell'incontro che si è svolto questa mattina. Si cerca di promuovere il tema della sicurezza stradale con i giovani del festival. Innanzitutto, com'è andata? Che tipo di riscontri avete avuto? È andata benissimo, ovviamente, perché l'energia che si sente qua al Gifoni Film Festival comprende tutto, ovviamente. Il messaggio che abbiamo dato stamattina è un messaggio importante, perché riguarda la sicurezza di questi ragazzi che si devono mettere al volante per la prima volta, o comunque diventeranno coloro che dovranno condividere i problemi che quotidianamente tutti quanti viviamo sulle strade. Noi che abbiamo fatto un passaggio molto importante, quello sportivo, dove tramite le corse abbiamo capito che cos'è il pericolo, ma ovviamente preparati al pericolo e alle situazioni appunto di emergenza, in virtù del fatto che la prima cosa che facciamo è mettere in testa un casco e andiamo a correre, sappiamo qual è il nostro limite. Lì si è interagito subito con i ragazzi, che sono ovviamente stati molto reattivi, e devo dire che come sempre gli incontri diventano molto interessanti, perché nascono veramente naturalmente tutte le problematiche alle quali noi sappiamo rispondere. Un messaggio che arriva attraverso lo sport, che tipo di presa anche sui ragazzi di questa fascia d'età? È un messaggio ovviamente determinante, perché io nella mia carriera ho provato tutto, ho provato a vincere delle gare, che è la cosa più interessante e più divertente, ma purtroppo ho anche fatto degli incidenti che mi hanno portato anche magari a pensare, anche gravi da un certo punto di vista, e analizzando tutto quello che era la dinamica di questi incidenti, io arrivavo a capire dove ero andato oltre il limite e quindi avevo sorpassato quello che era la mia sicurezza nel guidare. E poi tutte le analogie che ci sono nel nostro mondo sportivo, dove fondamentalmente la sicurezza si vive in tutte le azioni che si fanno. La cosa che tutti vedono quando magari usciamo dai box con una vettura di Formula 1 è il capo meccanico davanti alla vettura che dà il via. Il pilota in quel momento non fa assolutamente niente, deve dipendere da un'altra persona, perché deve controllare se intorno alla macchina non c'è nessuno che lavora e quindi ha le mani all'interno di qualche organo meccanico. E quello è un altro esempio di quanto sia importante la sicurezza a velocità zero, quindi ancora non si è fatto nulla in pista, ma si sta guardando alla sicurezza. E parliamo invece noi delle attività della Scuola Federale della ACI Sport. Siete qui anche per promuovere appunto questo tipo di struttura? Ma noi indubbiamente cominciamo a seguire i ragazzi che da 8 anni frequentano i cartodromi. Abbiamo una task force importante di ex piloti e di piloti che sono ancora in attività, che mandiamo sui campi di gara a visionare questi ragazzi.
facciamo degli stage formativi, valutativi, psicofisici, quindi cerchiamo anche di capire fisicamente e mentalmente il pilota, per poi arrivare dopo questi stage a fine stagione, nella prima settimana di novembre, dove facciamo un supercorso, e alla fine di questo supercorso premiamo il giovane che è vicino all'età dei 15 anni un giorno, che è l'età che serve per poter andare in pista, e promuoverlo a livello nazionale con la Formula 4, che è la prima formula propedeutica per avvicinarsi e fare tutti gli step per arrivare, si spera, al professionismo. Come si riconosce un talento della Formula? Ma allora, prima di tutto ci sono i tempi che parlano, ma è tutta una preparazione psicofisica, come ho detto prima, seguire il ragazzo come si comporta nel box, con i propri meccanici, con i propri avversari. Se riesce a capire e prevedere e stare concentrato durante tutta la manifestazione, e lì si fa delle differenze. Purtroppo riesce a capire quando un pilota ha una mentalità e riesce a prevedere quello che sta succedendo in pista, che è una cosa importante, ma questo è in pista come nella vita di tutti i giorni, come ha detto Ivan stamattina alla platea, e come ripetiamo sempre, la cosa principale è la testa, tutti noi dobbiamo usarla, dobbiamo, prima di avventurarci in un viaggio o in una gara, fare mente locale, dove siamo, cosa stiamo facendo, e valutare esattamente quali sono le nostre potenzialità e non tralasciare niente, dal cibo prima di partire per un viaggio o per una gara, e quindi non appesantirsi, al fatto di capire quando hai le tue forze fisiche sono andate oltre a quello che è il tuo stato di preparazione, a tutto un insieme di cose che noi cerchiamo di educare fin dalla giovane età, in maniera tale da far crescere degli uomini prima di tutto, ma anche degli atleti. Grazie a lei è venuto fuori anche Alonso, dico bene? Beh, diciamo che è stato uno degli ultimi, insieme a Webber, dei 21 anni di Formula 1. Ce ne sono stati tanti altri, Martini, Nannini, Fisichella, Trulli. Ho avuto la fortuna di fare, come io, quello che chiamo spesso il team materasso, nel senso che, essendo un piccolo team, e nel mio DNA c'è sempre stata la volontà di scegliere i giovani, essendo un piccolo team, non potendo accedere alle star, piloti già affermati, abbiamo sempre fatto la strada di far crescere un pilota, di educarlo, e molti sono rimasti in Formula 1 e hanno fatto un po' di storia dell'automobilismo italiano. Sicuramente ne altri che verranno fuori nei prossimi anni. Ma questa è la sfida più grande che sto facendo insieme ad ACI Sport, nel senso che allora rischiavo di mio e usavo il mio team. Oggi, purtroppo, non avendo più un team, non essendoci in Italia un altro team, chiamiamolo ancora Materasso, la mia sfida è quella di riuscire a portare un pilota italiano insieme ad ACI Sport in Formula 1 senza avere alle spalle un team. Un'ultima curiosità prima di ascoltare il direttore generale della Ferrari Drive Academy. A proposito di Ferrari, Ivan, questo è un anno importante, 70° anniversario della Ferrari. C'è un po' di responsabilità per la Ferrari in Formula 1 quest'anno? Tanta responsabilità sulle spalle di Sebastian Vettel, che ha avuto un inizio di campionato con delle buone prestazioni, nelle ultime gare ha forse fatto qualche errore di troppo che ha rivitalizzato così Lewis Hamilton, però sarà un testa a testa praticamente fino alla fine dell'anno. Da qui appunto all'ultima gara si giocherà molto sullo sviluppo della vettura, su quanto le squadre riusciranno appunto a trovare nuove idee per rubare un decimo, due decimi all'avversario, e adattare magari la macchina in piste che sono molto particolari, come magari l'Ungheria del prossimo appuntamento, dove sicuramente la Ferrari avrà un vantaggio. Noi ringraziamo naturalmente Ivan Capelli e Giancarlo Minardi, grazie per essere stati qui con noi. E ascoltiamo adesso invece Massimo Rivola, che è il direttore generale Drive Academy della Ferrari, questa mattina qui sempre per ACI Sport. Massimo Rivola è direttore della Ferrari Drive Academy, in passato anche direttore sportivo della Ferrari. Partiamo da qui perché questo è un anno importante comunque per la Ferrari. Bah, sì, credo che in realtà sono tutti anni molto importanti per la Ferrari, perché la Ferrari è condannata a vincere, e ogni anno che non si vince ovviamente aumenta la voglia di riscatto. Però nell'anno del 70° anniversario la pressione aumenta. Certamente è vero, la scuderia farà certamente di tutto per
per onorare questo 70° anno. Che tipo di lavoro state portando avanti con la Ferrari Drive Academy? Ma è un lavoro che parte dalla selezione dei giovanissimi, anzi dal mondo del go-kart attraverso quella che è una scuola, poi anche di Tony Kart, e anche grazie al lavoro che facciamo con AC Sport. Facciamo dei camp a Fiorano dove appunto valutiamo questi giovani italiani e anche giovani stranieri, ma ovviamente AC Sport ci porta gli italiani. E poi c'è un lavoro oltre alla selezione che è quello di sviluppo, di formazione vera e propria, quindi insegnare che il pilota è anche un atleta e vari punti di vista di quello che è la vita di un pilota quando sarà poi soprattutto un pilota completo e formato nelle categorie superiori. Qui al festival con i giovani del Giffoni Film Festival si è parlato anche di sicurezza stradale con la collaborazione dell'ACI e dell'ACI Sport. Che tipo di messaggio cercate di trasmettere anche ai giovani? Sì, il messaggio è molto importante. La sicurezza stradale oggi è la stessa FIA, con la presidenza di Jean Todt, sta promuovendo il road safety. L'AC Sport è molto attiva anche col karting in piazza, prendendo bambini molto piccoli per insegnare proprio le regole basilari. È ovvio che l'attenzione che noi poniamo alla guida, è ovvio che nella generazione d'oggi il nemico numero uno è il nostro telefonino. Già quello, eliminarlo mentre guidiamo è un importante passo avanti, ma come diceva anche Ivan Capelli, che era presente prima, possiamo avere 1000 sistemi di sicurezza in vettura, sono tutti grandi aiuti, ma siamo noi, la nostra testa alla guida, quello che fa la differenza è la sicurezza.